Non tutte le parole sono uguali e non tutte arrivano a noi con facilità. Ci sono parole che per arrivare sul palco di Sanremo devono abbattere muri, pareti, grate e cancelli chiusi a tripla mandata. Parole come queste, raccolte dentro al carcere minorile di Nisida. Parole scritte insieme ai ragazzi che stanno scontando la loro pena lì e altrove. Ma senza cercare la nostra pena, perché della nostra pena non se ne fanno niente. Cosa vorreste dire? Cosa vi piacerebbe chiedere davanti ad una platea così importante? Dottore, allora scrivi, intanto 2 o 3 biliardini da Sanremo e poi devi dire ad Amadeus che si facesse meno lampade. Ma no, quello è Carlo Conti. E poi? E digli che rubare non è il mestiere mio. Oh, l'ho fatto una volta e guarda dove sono finito. E a cosa ti servivano quei soldi? Per fare il brillante, dottore. E tu invece, quando scendevi per una rissa, con il coltello in tasca, che cercavi? Era come a dire, guardatemi, voglio esistere anche io. Non avevi paura mentre facevi una rapina? Sono cresciuto nervoso, arrabbiato. Chi fa le cose per rabbia non ha paura. Non avevi paura di morire? E tanto, prima o poi. Vogliamo che la gente sappia che non siamo animali, non siamo bestie, non siamo killer per sempre. Vogliamo che ci conoscano. Quando è l'ultima volta che hai pianto? Mai, nemmeno alle elementari piangevo io. E da quanto non vedi tuo padre, che è in carcere come te? L'ho rivisto adesso, dopo 3 anni. E che effetto ti ha fatto? Mi sono messo a piangere. E allora lo vedi che piangi? Hanno picchiato, hanno rapinato, hanno ucciso. Alla domanda perché lo hai fatto, però, non trovano la risposta. Risposta che vorrebbero avere, che cercano, che abbozzano. Ma la risposta non esce. Perché è inutile cercarla così, lo sanno. Bisogna andare al giorno prima, alla settimana prima, al mese prima, alla vita prima. Hanno 15 anni e gli occhi pieni di rabbia, occhi pieni di vuoto. Hanno 18 anni e lo sguardo è perso, pure sfidante. Hanno occhi che chiedono aiuto, senza sapere quale aiuto, senza sapere a chi chiedere aiuto. La scuola l'hanno abbandonata, ma nessuno li ha mai cercati. Non la preside, ma neppure gli assistenti sociali, che o non ci sono o sono troppo pochi per certe periferie. E le madri, i padri, quelli che c'erano, non ce l'hanno fatta. Quando ho intervistato adulti finiti in carcere per reati gravissimi, ho chiesto loro cosa cambieresti della tua vita. Quasi tutti mi hanno dato la stessa risposta. Sarei andato a scuola. Perché se nasci in quel quartiere, in quel palazzo o da quella famiglia, è solo tra i banchi di scuola che puoi intravedere la possibilità di una vita alternativa a quella già scritta per te da altri. Lo Stato non può esistere nelle aree più fragili del paese solo attraverso la fondamentale attività di repressione delle forze di polizia. Lo Stato dovrebbe combattere la dispersione scolastica e la povertà educativa. Dovrebbe garantire pari opportunità, almeno ai più giovani. È una questione di democrazia, di uguaglianza, su cui si fonda la nostra Repubblica. Lo Stato dovrebbe essere più attraente, più sexy dell'illegalità. Avete dei sogni? Mi piacerebbe andare a Uomini e Donne. Perché? Perché lì, dottore, fanno acchiappanza. Altri sogni? Io mi pensavo che la felicità si comprava. Ora che sei qui, nel carcere minorile, è tardi. Hai fallito tu e abbiamo fallito tutti. Ma il tuo destino non è irreversibile. Se quando esci da qui trovi un lavoro, rispetti la legge e superi i pregiudizi. Ma se invece non ce la fai e torni in carcere, in quello vero, in quello degli adulti, e allora sì, lì è davvero finita. Perché in Italia, salvo qualche bella eccezione, la prigione serve solo a punire il colpevole, non serve a rieducare, né tantomeno a reinserire nella società chi entra.
Il giorno passa su un materasso sporco, senza far nulla. In una cella dove dovreste essere in tre e invece siete in cinque. Dove si cucina nello stesso lavandino dove poi ci si lava i denti, proprio sopra il water. Lo dico perché l'ho visto. Un autorevole magistrato, al quale dobbiamo essere grati per le inchieste importantissime che coordina, quest'estate in un'occasione pubblica ha detto: «Sono contrario ad uno schiaffo in carcere, ad uno schiaffo in caserma. Il detenuto non deve essere toccato nemmeno con un dito. Sapete perché? Per tanti motivi, ma soprattutto perché non deve passare per vittima. Un detenuto non va picchiato per la ragione che dice lei, cioè per non consentirgli di fare la vittima. Non va picchiato perché lo Stato non può applicare le leggi della sopraffazione e della violenza che appartengono alle persone che lei giustamente arresta. Se non faremo in modo che chi esce dal carcere sia meglio di come è entrato, sarà un fallimento per tutti. E se non ci arriviamo per civiltà, per umanità, per rispetto dell'articolo 27 della Costituzione, arriviamoci per egoismo. Conviene a tutti che quel rapinatore, che quello spacciatore, una volta fuori, cambi mestiere. Grazie. Francesca Fagnani. Grazie. Grazie Francesca. Grazie a te per avermi dato questa opportunità. Per aver portato queste parole così vere e così necessarie proprio sul palco di Sanremo. Ricordiamo che parte di questo monologo è stato preparato insieme ad alcuni giovanissimi detenuti del carcere minorile di Nisida, che ringraziamo perché ci stanno guardando. E mandiamo un abbraccio di speranza per il futuro. Ce la possono fare loro e gli altri ragazzi nei minorili di tutta Italia. Tra l'altro in questo incontro c'era Lucia, che è la moglie di una vittima che sta aiutando i ragazzi in un percorso di consapevolezza e di responsabilità, che è una cosa molto importante. Bello, bellissimo. Allora posso ringraziare anche il fotografo Yarin Trotta del Vecchio, tratte dalla mostra, insomma, le fotografie che avete visto dalla mostra Nisida, l'isola della gioventù sospesa, in corso proprio in questi giorni a Catania. Bellissima. Quindi complimenti, veramente. Grazie ancora. Grazie. Francesca. Grazie. Fagnani. Grazie.